I primi anni del Novecento in Europa sono quelli della Belle Époque, un periodo di pace, prosperità e progresso, che dura fino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Le scoperte scientifiche e tecniche alimentano la fiducia nel futuro e si affermano importanti conquiste sociali, come il suffragio universale, anche se a beneficiarne sono più gli uomini che le donne. Dietro il fermento, tuttavia, rimangono le dure condizioni di vita in cui vivono operai e contadini e covano tensioni e rivalità tra i paesi europei. Nell'opinione pubblica si diffondono sentimenti nazionalistici che affermano la superiorità del proprio paese e il diritto di dominare sugli altri popoli. È spesso sostenuta una politica estera aggressiva, per la quale acquista grande importanza l'industria militare. In Italia cresce il divario tra un nord industriale e un sud agricolo. Lo Stato si impegna nel potenziare la rete ferroviaria, i trasporti e il mercato delle armi. E nel 1911 inizia la sua avventura coloniale in Libia. La fiducia nel progresso e l'esaltazione del dinamismo, della velocità, dell'industria sono i cardini del Manifesto Futurista, pubblicato da Filippo Tommaso Marinetti. L'avanguardia artistica futurista, a cui aderiscono pittori, scultori, scrittori e musicisti italiani, rifiuta il passato e i suoi modelli e arriva a invocare la guerra come sola igiene del mondo. Umberto Boccioni, Giacomo Balla, Luigi Russolo, Carlo Carrà, Gino Severini vogliono immortalare il dinamismo, la velocità. Per farlo si servono della scomposizione e ricomposizione delle figure secondo le direzioni del loro movimento. Proprio l'esaltazione dell'azione, dell'aggressività e della forza virile porterà il futurismo ad aderire al fascismo.